Alla piccola Erozion, un esempio di epigramma funebre, è il 34esimo epigramma del quinto libro degli epigrammi di Marziale. Abbiamo visto fino adesso, diciamo la verità, una serie di epigrammi un po' estemporanei, quasi barzellettistici, che ci hanno testimoniato di una certa, se vogliamo, anche superficialità dei testi di Marziale. Questa volta invece leggiamo un epigramma, una poesia che ha una sua profondità umana, molto più apprezzabile. Si tratta di un piccolo epigramma funebre. I due genitori di Marziale avevano una schiava e questa schiavetta purtroppo a 6 anni si è malata ed è morta, insomma, no? Ha già un nome che è tutto un programma, questa schiavetta, perché si chiama Erozion. Spesso schiavi erano di provenienza greca o orientale, e che significa più o meno amorino. Fatti da Eros, no? Che significa amore. Ebbene, diciamo che Marziale, si trattava di una famiglia così ricca, però, come ben sapete, i romani in genere potevano permettersi di avere degli schiavi. È il caso appunto della famiglia di Marziale che può permettersi di avere questa schiava, insomma. Ecco, dicevamo quindi, c'è una certa però compartecipazione. Non è, l'atteggiamento non è quello di un padrone o figlio di padroni, diciamo così. Nei confronti di questa schiavetta invece si sente una profonda compartecipazione umana per la morte di questa bambina. Qui abbiamo inserito come sfondo di questa slide una statua romana di una bimba che gioca ai dadi, precisamente agli astragali, del 14 a.C. Dicevamo, poi abbiamo inserito qua una traduzione che abbiamo trovato su un sito web, Cahiers de Traduction, postato da un certo Stepan Trofimovic. Ecco. Va bene. Comunque, stavo dicendo, è una poesia che si inserisce all'interno di un filone poetico. Il filone poetico, o un genere se vogliamo, è quello dell'epicedio, cioè una poesia composta in occasione della morte di una persona. Già Catullo aveva fatto delle poesie di questo genere. Ecco, non so, per esempio, ricordate l'Epicedio per il passero di Lesbia, anche Licinio Calvo. Quindi, prima di Marziale, i poeti novi, i neoterici, avevano scritto poesie di questo genere. Probabilmente Marziale ha quasi quasi tradotto una poesia, un epigramma di Meleagro, che è un poeta greco invece, questo. Che nell'Antologia Palatina termina la sua poesia nello stesso modo in cui la termina Marziale. Questo comunque non toglie il fatto che questa poesia ci risulti particolarmente intensa, particolarmente umana, insomma, e quindi piacevole per noi, testimonianza di una capacità di poetare a un livello più alto di Marziale, insomma, rispetto agli altri epigrammi che abbiamo letto. Anti bifronto pater genetrix flaccilla pruellam, oscula commendò delici asque meas. Che vuol dire più o meno? Questa bambina, padre frontone, madre flaccilla, la fido a voi, boccuccia e gioia mia, oscula commendo, ve la fido, oscula proprio significherebbe miei baci e mia gioia. Allora, questa fanciulla, anche quella ma è complemento oggetto, la affido a te, padre Frontone, è il padre di Publio Valerio Marziale, e a te, madre Flaccilla, Flaccilla. Insomma, la affido a voi. Il soggetto sottinteso sono io, cioè appunto il poeta. Commendo, commendas, commendavi, commendatum, commendare. La affido, presente indicativo prima persona singolare, l'affido a te, complemento di termine, tibi, fronto pater, complemento di vocazione, è il padre,
e Genetrix Flaccilla, altro complemento di vocazione in chiasmo, perché abbiamo Fronto, nome proprio, Pater, nome comune, Genetrix, nome comune, Flaccilla, nome proprio. Si rivolge quindi ai suoi due genitori con questo vocativo in chiasmo, dicevamo, perché vuole affidare a loro la bambina morta, grande dimostrazione di affetto per lei, che pure era schiava, era una schiavetta, ma c'era un bel legame. Ecco, abbiamo già sottolineato, leggendo una lettera di Seneca, come all'epoca incominciasse a serpeggiare un modo diverso di trattare gli schiavi, non più solamente come degli oggetti. E questo proprio è una testimonianza, una dimostrazione di questo modo diverso di rapportarsi con loro. Oscula deliciasque meas. Ecco, riferito al complemento oggetto, abbiamo una specie di, chiamiamolo, di apposizione del complemento oggetto, che si trova infatti all'accusativo plurale. Quindi oscula sono i miei baci, letteralmente, no? E infatti è un neutro accusativo plurale. E poi abbiamo delicias meas, delicia deliciarum, anche questo accusativo plurale. È bello, insomma, comunque questa posizione, no? Che occupa quasi tutto il secondo verso e che sottolinea ancora di più l'affetto che provava Marziale per questa bambina. Parvola neni grasso rescate rozion umbras, oraque tartarei prodigiosa canis. Affinché, perché, non abbia paura delle nere ombre la piccola Erozio, non tremi davanti alle ombre oscure e alle orride bocche, alle bocche mostruose del cane infernale. Affinché non, no? Ne introduce pertanto un congiuntivo esortativo. Allora, attenzione, può essere interpretato sia come congiuntivo esortativo, che non abbia paura, che non abbia terrore, eccetera, sia come una finale. Qui sulla slide vediamo la traduzione come se fosse una finale. In quel caso dobbiamo intendere dopo meas una virgola. Possiamo però intendere questo ne come un congiuntivo esortativo negativo indipendente, quindi non dipendente da una principale. In quel caso dobbiamo pensare dopo il meas un punto e virgola. Ok. Affinché lei, oppure che lei, parvola, che lei piccola Erozion, sarebbe il soggetto più l'attributo. Orrescat non abbia paura. Orrescat è infatti della terza coniugazione, congiuntivo presente del verbo orrescere. Non abbia paura, non tema. Nigras umbras, complemento oggetto più attributo. Nigras umbras. E non tema sempre. Ora prodigiosa, le bocche mostruose, altro accusativo, questa volta è neutro. Canis tartareis, ci si riferisce qua con questo genitivo di specificazione del cane tartareo, del cane del tartaro, ci si riferisce al Cerbero, il cane a tre teste guardiano degli inferi, che non abbia paura di questo. Una preghiera, un augurio, insomma, che lei non inorridisca davanti alle nere ombre e davanti alle immagini che pure popolavano l'oltretomba pagano, diciamo, latino. Impletura fuit sextemodo frigora brume. Vixi sit totidem niminus illa dies. Ecco, avrebbe compiuto il suo sesto gelido inverno, tra poco avrebbe compiuto 6 anni, letteralmente tra poco avrebbe completato sexte brume, il suo sesto inverno. Vixisse totidem niminus, se fosse vissuta altrettanti giorni e non meno. Tra poco avrebbe compiuto 6 anni, se solo fosse vissuta altrettanti giorni. Quindi, impletura fuit. Impletura fuit è una perifrastica attiva, da impleo, imples, implevi, impletum,
un plere, che è un verbo della seconda coniugazione, perifrastica attiva, cioè il perfetto della perifrastica attiva. Fu sul punto di completare, impleo, riempire, completare, eccetera. Ecco, abbiamo una struttura sintattica complessa, perché abbiamo una... Se sottinteso qualcosa, insomma, avremmo meglio, ci sarebbe stato più correttamente. Qui abbiamo un vixisset, ni minus vixisset, è una protasi del periodo ipotetico. Ni minus vixisset è la subordinata ipotetica condizionale. In plettura fuit. Era la reggente, doveva essere la reggente di questa subordinata ipotetica, doveva essere espressa al congiuntivo imperfetto anch'essa. Quindi avremmo dovuto trovare un implevisset. Tuttavia abbiamo la perifrastica attiva invece del congiuntivo imperfetto tipico dell'apodosi di un periodo ipotetico indipendente dell'irrealtà. Quindi abbiamo tradotto in italiano con questo avrebbe compiuto, con questo condizionale passato, perché appunto anche in italiano abbiamo reso il periodo ipotetico, diciamo. Però di per sé sarebbe una perifrastica attiva. Come se dicesse, stava per compiere se avesse, no? Stava per compiere 6 anni di età. Letteralmente, in plettura fuit, sexte brume. Frigora sextre brume, letteralmente stava per completare i freddi del sesto inverno. Ecco, letteralmente frigora è il complemento oggetto di impletura. Frigora infatti è neutro accusativo plurale. Sextre brume è un genitivo di specificazione del suo sesto inverno, della sua sesta bruma. Bruma letteralmente vuol dire il giorno più breve. Bruma deriva dalla sincope, di brevissuma dies. Stava per completare letteralmente, come si dicesse, i freddi del suo sesto solstizio invernale. Ecco cosa vuol dire etimologicamente bruma. Poi per Sineddoche il termine bruma indica il freddo e l'intera stagione invernale. I romani spesso indicavano gli anni con gli inverni, per cui di fatto l'espressione i freddi del sesto inverno significa praticamente che stava per compiere 6 anni, e quindi lo si può tradurre più liberamente in italiano: tra poco, nel giro di pochissimo tempo. Ecco, questo abbiamo reso così, se vogliamo, la perifrastica attiva, avrebbe compiuto 6 anni. Ni minus è una congiunzione che regge la condizionale. Spesso il ni minus viene scritto attaccato, questa volta invece lo vediamo staccato, ni più minus. Se quel ni sta per nisi, infatti abbiamo detto... O per sì, insomma, abbiamo detto che introduce la condizionale ipotetica. Se solamente lei fosse vissuta, vixisset, è infatti un congiuntivo più che perfetto da vivo vivis, vixi victum vivere. Se fosse vissuta, totidem, altrettanto, illa dies. Se lei, illa è il soggetto, è il nominativo femminile singolare. Se lei fosse vissuta, totidem dies, altrettanti giorni. Totidem è un aggettivo indeclinabile. Dies è ovviamente un complemento di tempo continuato. Quindi se fosse vissuta 6 giorni, avrebbe compiuto 6 anni. Mancavano solamente 6 giorni al suo sesto compleanno, quando è stata portata via dalla morte, dalla malattia.
inter tam veteres ludat lasciva patronos, et nomen blesò garriatore meum. Che vuol dire? Tra padroni tanto vecchi, patroni anche direi meglio, tra patroni, protettori tanto vecchi, è riferito ai due genitori di Marziale che erano già morti e ai quali, come abbiamo detto all'inizio della poesia, lui affida questa giovane schiava. Tra padroni o patroni, perché ripeto, patronos ha dentro di sé una connotazione, cioè non indica solamente il padrone, ma indica anche il protettore, no? Quindi qua ovviamente con un senso positivo. Tra padroni tanto vecchi, giochi gioiosa, ludat lasciva. Tra padroni tanto vecchi, giochi allegra, giochi sfrenata, giochi divertita, divertendosi insomma. Inter tam veteres patronos, inter più accusativo. Tra padroni o patroni o come volete voi, tanto vecchi. Tam veteres è l'attributo di patronos, retto da inter. Lei, soggetto sottinteso, giochi, ludat, è un congiuntivo esortativo. Ludo ludis, lusi lusum, ludere, della terza coniugazione, congiuntivo presente, terza persona singolare. Giochi, lasciva, quindi dicevamo giochi gioiosa, giochi allegra, giochi sfrenata. Questo lasciva, infatti, è un predicativo del soggetto. Et nomen bleso garriatore meum. E con la bocca balbettante, con voce incerta, garrisca il mio nome, cinguetti il mio nome. E con la voce, con la voce tremante, con la voce incerta, con la bocca balbettante, è ore bleso. Ore bleso, pertanto, è un complemento di mezzo. L'aggettivo blesus era usato per i bambini che pronunciano male le parole, oppure per gli ubriachi. Con la bocca balbettante, quindi con la voce incerta, ore bleso, complemento di mezzo, garriat, garrisca, cinguetti. Il verbo richiama il garrire delle rondini. È lo stesso verbo che si usava in latino per indicare il garrire delle rondini. Garrio è un verbo, credo, della terza coniugazione, oppure un verbo della coniugazione mista. Comunque questo è congiuntivo presente. Garrisca, cinguetti, come volete voi. Meum nomen, il mio nome, Publio Valerio Marziale. Complemento oggetto più attributo. Mollia non rigidus, ciaspeste gatossa nechilli. Terra gravis fueris, non fuitilla tibi. Ecco, qui abbiamo questi due versi che abbiamo ritenuto, dicevamo, pur con la tradizione greca da cui lui attinge, sicuramente una chiusa bella. Questa volta non c'è il fulmen in clausola, ma c'è un pulcrum, diciamo, in clausola. C'è una bella chiusa finale, elaborato senz'altro sulla scorta di un epigramma greco, dicevamo, di Meleagro, ma molto bello, insomma, questo finale, perché dice: non copro le tenere ossa una dura zolla, una zolla tenera, non dura, ricopra le fragili ossa. Una zolla, cespes, non rigidus. Cespes non rigidus, infatti, è il soggetto più l'attributo. Cespes sarebbe la zolla, insomma. Non rigidus, una zolla tenera, non dura. Tegat è un congiuntivo esortativo. Ricopra, tego tegis, texi tectum tegere. Tegat, pertanto, è un congiuntivo presente. Ricopra le tenere ossa. Quindi, mollia ossa. Qui c'è un iperbato, c'è una disposizione dei sostantivi e degli aggettivi, per cui questi sostantivi e aggettivi sono molto lontani fra di loro. In mezzo tra mollia e ossa c'è addirittura tutto quanto il soggetto più attributo e c'è persino il predicato. Non copra, mollia ossa, accusativo neutro plurale. Né per lei
la terra sia un peso, insomma. E tuo terra non essere pesante per lei. Lei non lo è stata per te, lei non lo fu per te. E tuo terra, terra pertanto è un vocativo. Non essere gravis ne fueris, ne fueris, nec fueris, è l'imperativo negativo. L'imperativo negativo si poteva rendere proprio in questo modo, attraverso una negazione più il congiuntivo perfetto. Questo è il congiuntivo perfetto del verbo essere. Non essere pesante, non essere gravis, non essere pesante. Gravis è il nome del predicato, infatti. Tu, terra, non essere pesante è il nominativo, nome del predicato nominale. Per lei, a lei, non essere pesante a lei, è un dativo. Lei, illa, non lo è stata, non è stata pesante per te, era leggera, era leggerissima, non aveva ancora 6 anni, era una bambina, pesava poco. E questo è una, questo illi terra gravis fuerit è una specie di richiama la tradizione delle epigrafi sepolcrali latine che spesso terminavano con la sigla STTL, abbreviazione di sit tibi terra levis, la terra per te sia leggera. Quindi qua riprende la tradizione, se vogliamo. La cosa bella però che dice però lei non è stata pesante per te. Quindi quasi una sorta di personificazione della terra che non è stata gravata dal peso di questa bambina e quindi a sua volta la terra deve essere leggera per lei, non deve appesantirla più di tanto.